Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati per una nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra, il programma con cui noi intervistiamo settimanalmente personaggi importanti del panorama nazionale, esperti per quanto riguarda quelle che sono poi le notizie più importanti che in questi giorni, negli ultimi periodi, stiamo vivendo. Oggi abbiamo come ospite un avvocato amministrativista che però è qui in veste di esperto di geopolitica e filosofia. Allora do subito il benvenuto all'avvocato Massimo Scalfati. Buonasera, avvocato. Grazie, buonasera. Allora, avvocato, noi ci siamo conosciuti in piazza la settimana scorsa, qui per l'ennesima manifestazione contro il Green Pass, in cui ovviamente abbiamo an anche dato spazio ampiamente a quello che è il tema degli ultimi giorni, dell'ultimo momento, cioè la crisi che è scoppiata in Ucraina con l'invasione della Russia. Prima di tutto, però, io vorrei che lei si presentasse, in quanto geofilosofia non è un termine che spesso si sente, di cui si sente spesso parlare, ma sembra molto molto interessante. Prego. Sì, grazie. Ecco, infatti, non si usa questo, diciamo, termine molto ricorrentemente, almeno sui mass media. Nel mondo accademico, invece, è estremamente noto. Ebbene, la geofilosofia nasce da quella che è l'opera di un grande filosofo del diritto e del diritto internazionale, in particolar modo, che è stato Carl Schmitt. Ebbene, Carl Schmitt, che diciamo, essenzialmente studiava i rapporti internazionali relativamente all'insediamento di vari popoli sulla Terra, nelle zone della Terra. Le opere fondamentali che io ho questa sera e che vorrei farvi vedere di Carl Schmitt sono arcinote: Il Nomos della Terra. È una famosa, nomos vuol dire in greco la legge, la norma della terra. Ogni popolo ha sviluppato la sua civiltà e la sua storia sul lembo di terra, e quindi su quel lembo di terra egli eserciterà tutta la sua funzione storica, la sua funzione storica. Altra opera di Carl Schmitt è stato Grande Spazio e Nomos, che riprende l'altra e inserisce però, da filosofo del diritto pubblico e del diritto internazionale, il concetto di Stato. Quindi non solamente i popoli che si trovano ubicati su una parte della terra e quella parte della terra ha un suo nomos, cioè una sua legge intrinseca, una legge storica, ma su quella terra quei popoli creano un'istituzione giuridica, come sappiamo bene, che è lo Stato. Carl Schmitt esamina anche il tema dei grandi spazi, e che si riallaccerà poi all'argomento che affronteremo questa sera. La lotta tra le talassocrazie, le potenze del mare, e la tellurocrazia, perché in verità poi nella storia non ce ne sono state molte, ce n'è stata solo una: l'impero russo, poi l'URSS e l'attuale federazione russa. Ma Carl Schmitt, relativamente al tema della contrapposizione talassocrazia e tellurocrazia, scrisse un'opera fondamentale, molto agile, che consiglierei di leggere a tutti: Terra e mare. Il 1942, come spiegazione alla sua figliuola di quello che stava avvenendo, cioè della guerra. E lui spiega chiaramente in quest'opera molto agile, edizione Adelphi, spiega la contrapposizione, come è avvenuta storicamente e come avveniva sotto i suoi occhi. Questa spiegazione è tuttora valida. Il tema poi della lotta tra mare e terra è stato ripreso in questi ultimi anni da Alain de Benoist e da Julien Freund,
in un altro saggio, Il mare contro la terra, in cui riprende il tema di Carla Schmitt. Il sottotitolo è Carla Schmitt e la globalizzazione. Ecco, questo tema viene attualizzato perché Carla Schmitt ha scritto le sue fondamentali opere certamente molto prima che venisse fuori il fenomeno della globalizzazione, che degli ultimi 30 anni. Invece i due filosofi che abbiamo citato ora fanno un'attualizzazione del tema della contrapposizione terra-mare nell'ambito della lotta pro o contro la globalizzazione. Credo che possa essere utile a rendere chiara che cos'è la geofilosofia, ma ne farò cenno anche poi successivamente, perché terra e mare non sono solamente due luoghi geografico-fisici e geopolitici, ma sono due archetipi. Ecco, possono essere presi in considerazione per la loro loro volto di credo che su questa prima cosa abbia dato degli elementi. Assolutamente, molto interessante tra l'altro la spiegazione. Io poi laureato in giurisprudenza, in filosofia del diritto, Carl Schmitt lo conosco bene. Lei ha anticipato il tema della puntata e ha fatto benissimo, perché l'ha fatto molto meglio di me. Perché stasera noi approcciamo a quello che è poi il tema che sta tenendo tutti quanti sul fiato sospeso oggigiorno, cioè quello della crisi in Ucraina, dello scoppio della guerra tra la Russia, l'Ucraina, ovviamente i paesi della NATO e gli Stati Uniti, riprendendo ovviamente quelli che sono le case attuali, però in realtà andando ad analizzare in profondità una visione del mondo, come giustamente diceva lei, che risale a molto tempo fa, e quindi questa lotta tra le talassocrazie, quindi le potenze di mare, coloro che sul mare hanno costruito il loro impero, e invece lei dice giustamente l'unica potenza di terra che in passato era stata rappresentata dalla Russia, dall'URSS, e oggi ovviamente ripresa dalla Russia. E allora sono molto curioso di conoscere questa prospettiva diversa del discorso che, devo dire la verità, ancora nessuno aveva toccato in queste settimane, proprio perché è ovviamente fondamentale contestualizzare ed attualizzare quelli che sono dei problemi che hanno molti, molti secoli di storia. Prego. Allora, tutta questa storia, questa contrapposizione tragica che si vive in questi giorni, non nasce ora, non nasce occasionalmente, non nasce per la volontà di uno, come si vuole far credere, non nasce per una volontà aggressiva della Federazione Russa, che vedremo dopo, ha fatto determinate scelte sulla base di antiche considerazioni. E d'altro canto, il primo giorno di un'ora circa è stato tutto improntato a considerazioni storiche. E quindi allora, come si è soliti fare, occorre fare una differenziazione, una distinzione tra cause prossime, cioè relative a questi ultimi anni, e cause remote. Le cause prossime le possiamo esaminare dal 2009 in pratica, anzi risalente forse anche qualche anno prima, dal 2004, quando in Ucraina, che è entrata sempre, è stata sempre nell'area, nell'orbita culturale russa, essendo gli ucraini una popolazione slava, ed essendo la Russia nata proprio lì, la famosa Russia di Kiev, l'anno 1000, ebbene quella popolazione fu allontanata dalla Federazione Russa con una rivoluzione arancione, cioè al presidente regolarmente eletto fu, come diciamo, opposto un oppositore costruito artatamente da poteri esterni.
nel 2000 si ebbero delle elezioni contestate, vennero fatte delle altre volte, venne eletto un presidente, Yanukovych, che era un russofono, perché allora c'era una maggioranza o di russofoni o russofili in seno all'Ucraina. Nel 2014 avviene il colpo di Stato di Piazza Maidan, cioè quando di attivisti, che poi si è saputo ed è noto oggi, facevano parte di una di organizzazioni neonaziste, Svoboda, Pravi Sektor, che vuol dire settore destro, organizzati poi successivamente militarmente nel famigerato battaglione Azov, che tante vittime ha recato, cominciarono le manifestazioni nella piazza principale di Kiev, che è la piazza Maidan. Spararono sulla polizia. I mass media aggregarono a questo primo nucleo rivoluzionario grandi masse della popolazione, secondo il famoso format nato in un'università americana oltre 30 anni fa del regime change. Quando si vuole attuare il cambio di regime dirigente in un tale paese, si applica questo format, e l'abbiamo visto applicato in vari paesi, Georgia nel 2008, le primavere arabe, Tunisia, Libia, Egitto e Siria, e forse anche nel nostro paese nel 1992-94 con la cosiddetta rivoluzione di Tangentopoli. Quella era tutto questi fatti sono niente altro che l'applicazione di un format che si chiama il regime change. Quindi fu attuato un colpo di Stato che rovesciò il presidente Yanukovych e spostò l'Ucraina nell'orbita occidentale. Queste sono le cause prossime. Dal 2014 poi, con l'indipendenza della Crimea, che votò plebiscitariamente di ritornare con la madre patria russa, perché non era mai stata appartenente giuridicamente all'Ucraina, tranne dagli anni 60, quando fu regalata dall'allora premier Khrushchev all'Ucraina, ma non aveva appartenuto mai. Ebbene, dopo la indipendenza della Crimea e dopo la proclamazione dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, si ebbe una strisciante guerra, che non è più una guerra civile, viene chiamata nell'ambito della cosiddetta teoria della guerra ibrida una guerra a bassa intensità. Le popolazioni russofone di Donetsk e Lugansk venivano assalite quotidianamente dal battaglione Azov, cioè dai nazisti, non dall'esercito ucraino, bisogna dare atto, ma da queste bande paramilitari organizzatissime, armatissime, che facevano quotidianamente stragi della popolazione russofona di Donetsk e Lugansk. Queste sono le cause relative agli ultimi anni, ma occorre analizzare questi fatti anche alla luce di cause remote. E quali sono queste cause remote? Sono quelle cause che ci provano l'esistenza di una strategia che non risale a questi ultimi fatti che ho indicato ora, ma risale nel tempo al 1904, all'impero britannico, che allora era un impero globale, era una democrazia, cioè aveva insediamenti in varie parti del mondo, e spiegherò talassocrazia e tellurocrazia che cosa sono. E quindi prova chiaramente che gli ultimi fatti sono l'epilogo di una strategia di lunga durata cominciata 120 anni fa. Talassocrazie e tellurocrazie. Questo è un argomento di geopolitica
politica, ma anche di geofilosofia. Talassocrazia, questo nome è costituito da due parole greche, talassa o talat, che volete mare, e kratos, il potere. Il potere di coloro che hanno il predominio sul mare. E l'impero britannico era chiaramente al suo apice una talassocrazia, perché la Bretagna, che era piccola, dominava il mondo attraverso la sua flotta, attraverso le sue navi, con insediamenti in varie parti del mondo. Dell'impero britannico faceva parte il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, le Indie, attuali India, Bangladesh e Pakistan, enormi, il Sudafrica, il Kenya e così via. Quindi era il primo impero talassocratico globale. Tellurocrazia invece è costituita ugualmente dalla parola, da due diciamo parole, che la parola tellus, che vuol dire terra, e kratos, comandare su una terra. Ma in verità l'unico stato o potere definire propriamente una tellurocrazia è stato il grande impero russo degli zar, finito nel 1917, la Unione Sovietica URSS, successivamente costituita in quella stessa zona, quello stesso grande spazio, per dirla con Carl Schmitt, e successivamente al 1993, all'implosione dell'URSS, all'attuale Federazione Russa. L'attuale Federazione Russa insiste geograficamente su una fascia di terra che è pari in circa a un quarto delle terre emerse. Quindi capirete che cosa vuole dire questo. Ma una fascia, una zona di terra di materie, indubbiamente proprio per questo fa gola a quelle che sono le potenze talassocratiche. Alla talassocrazia britannica, dell'impero britannico, è subentrata poi la talassocrazia del nuovo impero americano, che si insedia, ha insediamenti in varie parti del mondo, ma con forme nuove, non più nella forma della colonia, con i governatori, con le truppe e così via, come avveniva per i britannici, ma con insediamenti di tipo commerciale, insediamenti di tipo finanziario, ecco, facendo leva sulla finanza, e tenendo in vari luoghi della terra dei satrapi o dei loro collaboratori presi dalla popolazione del luogo. Quindi è una forma nuova, ma è una talassocrazia in ogni senso. La contrapposizione fu teorizzata, vi ho detto, 120 anni fa, dal geografo britannico Halford Mackinder, il quale faceva parte della Geographical Royal Society, della Società Geografica Reale Britannica, il quale nel 1904 scrisse un famoso saggio intitolato The Geographical Pivot of History, il perno geografico della storia. La traduzione italiana di questo famoso saggio, intitolata appunto Il perno geografico della storia, è, oppure Il pivot dell'Asia, è apparsa in una edizione italiana, l'edizione delle Due Rose nel 2019. Ebbene, Halford Mackinder esaminava la dislocazione delle potenze sul globo
focalizzando quella che lui chiamò Earthland, cioè il cuore della Terra. Il cuore della Terra corrispondeva per lui all'allora impero russo, una dislocazione euro-asiatica. E possiamo vederla in una cartina che ho predisposto. Il cuore della Terra, per definizione, è inaccessibile, perché è difficile da potersi prendere con un attacco di eventuali potenze avversarie. Quindi è cuore della Terra, ma è la zona inaccessibile della Terra. So se si vede questa cartina. Earthland, ecco, vedete, corrisponde all'Eurasia. Questa forse si vede anche meglio. Ecco, in zona rossa, con la scritta Land Power, è la zona di Earthland, il cuore della Terra, di per sé inaccessibile. E Halford Mackinder, che rappresentava in verità strategia britannica, formulò una definizione: chi controlla l'est europeo controlla Earthland, chi controlla Earthland comanda il mondo. Successivamente, negli anni 30, questa formulazione è stata ripresa dai geografi americani ed in particolar modo dal geografo Spikeman, il quale però ha messo a fuoco non tanto Earthland, il cuore della Terra, quanto tutta l'area intorno, i paesi che sono intorno, che gli ha chiamato il Rimland, i paesi del bordo. Ecco, nella cartina che vi ho fatto, è quella fascia in colore blu, cioè tutti i paesi che circondano Earthland. Per Spikeman e per la strategia americana dagli anni 30 in poi a tutt'oggi, occorre controllare i paesi del Rimland, fare in modo tale che cadano sotto il loro predominio, cosicché si potrà successivamente controllare Earthland o addirittura portare un attacco verso il cuore della Terra per spaccarlo in più parti e poterlo controllare. Questa cosa è significativa per quello che sta avvenendo oggi, perché la Federazione Russa si lagna giustamente a memoria che la Ucraina voleva entrare nella NATO, perché la classe dirigente ucraina di oggi, messa lì dal colpo di Stato di Piazza Maidan del 2014, Poroshenko prima e Zelensky dopo, in realtà operano per interessi terzi, interessi americani, interessi NATO. E la Federazione Russa temeva proprio che la Ucraina, entrando nella NATO, potesse dare delle basi missilistiche, e sarebbe avvenuto certamente, di missili atomici posti proprio sotto la pancia della Federazione Russa, a poche centinaia di chilometri dalle città russe, Omsk, Ekaterinburg, Rostov, eccetera. Spikeman quindi indicava alla nuova talassocrazia americana una strategia, quella di conquistare il Rimland e di conquistarlo a pezzetti. E allora è stato diviso convenzionalmente questo bordo in un bordo europeo, in un Rimland europeo, in un Rimland medio orientale ed un Rimland in Asia.
Il Rimland medio, il Rimland europeo incomincia dai paesi scandinavi, scende nel Mar Baltico, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Ungheria, Romania, Bulgaria, e il tentativo è stato quello di inglobare la Ucraina. Questi paesi che ho detto poc'anzi sono entrati a fare parte della NATO solamente dopo il crollo dell'URSS e nonostante le assicurazioni che erano state date dalla NATO e dai paesi occidentali all'allora premier dell'URSS Mikhail Gorbaciov e anche al suo successore Yeltsin. Quindi c'è stato un avanzamento della NATO verso est nell'ambito di questa strategia di conquistare i paesi del bordo. Vedete, la NATO nel 1998 si fermava a questi paesi che si indicano qui in colore scuro. Attualmente invece vedete un avanzamento verso est. Tutti questi altri paesi sono entrati a fare parte della NATO: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria. Ecco, qui c'è l'indicazione di questi paesi che attualmente fanno parte della NATO come avanzamento verso est. Avvocato, la ringrazio per questa spiegazione, quasi una lezione di storia da un certo punto di vista. Spesso sta girando su internet una foto anche simpatica che fa vedere come effettivamente la Russia sia completamente circondata da una serie di basi NATO e ci sta questa dicitura che dice cosa ci fa la Russia in mezzo ai possedimenti NATO, quando in realtà invece è la NATO che, come giustamente dice lei, si è avvicinata sempre di più, conquistando pezzo dopo pezzo il Rimland, si è avvicinata per un attacco al cuore della terra, come dicevamo. Ma quindi, secondo lei, quanto è avanzato questo disegno della NATO? Perché è ovvio che con la questione ucraina sta venendo a galla tutta questa storia, ma ci sono alcuni paesi, come per esempio anche l'India, che nonostante può essere considerata parte del Rimland, in realtà in questo momento sta prendendo posizioni diverse. E d'altra parte anche i paesi scandinavi attualmente non sono tutti quanti entrati nella NATO, anche se negli ultimi giorni è una notizia che è corsa, diciamo, nelle voci di palazzo. Che cosa ci può dire al riguardo? Quanto questo disegno è a buon punto? Allora, ho accennato prima che questo Rimland convenzionalmente viene diviso in tre parti. Il Rimland è europeo, del quale abbiamo detto prima, e lei mi ha indicato pure le posizioni di alcuni paesi che finora hanno carattere di neutralità internazionale. Finlandia, Svezia ed Austria sono paesi che fanno parte della Unione Europea, che è un'unione economica, ma non fanno parte della NATO. Purtroppo in questi ultimi giorni abbiamo ascoltato che addirittura Svezia e Finlandia, che si trovano nel Mar Baltico, che ha un'importanza strategica fondamentale, vorrebbero entrare nella NATO, il che sarebbe una cosa veramente tragica. Il Rimland europeo è quasi interamente conquistato da questa strategia. Chi possiede il Rimland può conquistare Ertland. Poi c'è il Rimland medio orientale. I turchi già facevano parte della NATO, quindi una buona fetta. Poi interventi in Iraq, è stato conquistato l'Iraq, c'è stato l'intervento criminale dell'ISIS, quindi non direttamente della NATO e degli americani, ma attraverso le milizie dell'ISIS in Siria, causando una tragica e sanguinosissima guerra civile.
che però non è stata vinta da coloro che inseguono questa strategia. Più oltre c'è l'Iran, ecco, è stato sanzionato, l'Iran viene ostracizzato, viene dipinto come un posto infame, eppure l'Iran che cos'è? È l'antica civiltà degli iraniani, popolo civilissimo, antichissimo, che anche oggi esprimono cultura, scienza, e poi è un popolo giovane, c'è una percentuale di popolazione giovane, credo che si piegherà all'Iran. Andando più oltre, verso la porzione di Rimland in Asia, e beh, Rimland in Asia, come diceva giustamente lei, sta emergendo un fatto nuovo. L'India. L'India è retta oggi da un presidente che è un nazionalista indù, Narendra Modi, che però è un mistico anche, attenzione, è un religioso e quindi è un uomo che tiene molto all'identità indiana, che è particolarissima, è figlia di una civiltà millenaria, più vecchia della civiltà europea, ed è quanto dire, no? E che non si piegherà ai disegni della globalizzazione trattino, omologazione secondo l'American Way of Life, cioè secondo un modello stile di vita e un modello antropologico occidentale anglo-americano. Non si piegheranno, sta venendo fuori l'India. D'altro canto, nell'Assemblea Generale del ONU che si è tenuta qualche giorno fa, in cui è stato presentato un ordine del giorno contro la Federazione Russa per questi ultimi fatti ucraini, ebbene, l'ordine del giorno è stato votato favorevolmente da 141 stati, 5 con la Federazione Russa, Cuba, Corea del Nord, Siria e Eritrea hanno votato contro, ma altri 34 stati si sono astenuti, ed è significativo, che non vuole dire che sono chiamati fuori, no, è significativo. Tra questi stati c'è la Cina, ma c'è anche l'India, è venuta fuori l'India, attenzione. Etiopia. Io ho fatto un piccolo studio che ho pubblicato anche sulla mia pagina Facebook per chi volesse leggerla, lì sono con il nickname Max Fati, per rendere molto più semplice. Ebbene, i 34 stati che si sono astenuti e i 5 che hanno votato contro rappresentano complessivamente una popolazione di 4 miliardi e 200 milioni di persone, pari al 55% della popolazione del mondo. Quindi attenzione all'Asia. E sono poi, ecco cosa significativo, sono quasi tutti i paesi di Asia, India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Kazakistan, il Turkmenistan, Kirghizistan e molti paesi dell'Africa. Quindi vedete, sta venendo fuori un'opposizione al globalismo da parte dei popoli della terra, e mi fa venire in mente molto, io l'ho cito in quel mio post su Facebook, la rivoluzione tricontinentale teorizzata da Fidel Castro e da Ernesto Che Guevara. La tricontinentale per loro era la rivoluzione dei popoli dell'Africa e dell'America del Sud contro lo strapotere capitalistico anglo-americano. Guardate, pareva qualcosa oramai consegnata alla storia, invece sta ritornando tutt'oggi in una veste nuova, non marxista, ma con una visione identitaria di questi popoli. Ora una domanda riguardo il Sud America, scusi se la interrompo, perché se non sbaglio l'unico paese del Sud America che si è astenuto è la Bolivia,
mentre quasi tutti i paesi sudamericani invece hanno votato a favore, in particolar modo poi il più grande di tutti che è il Brasile, con un Bolsonaro che onestamente io mi aspettavo invece si sarebbe mantenuto più in una posizione neutrale. Lei cosa ne pensa al riguardo? Esatto, io ho questa tavola proprio qui, davanti agli occhi. Gli unici paesi che si sono astenuti sono quattro. Bolivia, 10 milioni di abitanti, Cuba 11 milioni e 300 mila, e Salvador 6 milioni e 500 mila, Nicaragua 6 milioni e 300 mila, per complessivi 34 milioni e 229 mila abitanti. Ben poca cosa rispetto alla composizione dell'America ispanica, quindi ispanica dal Messico al centro America fino ad arrivare all'America del Sud. Perché è avvenuto questo? Lei mi stimola su questo argomento. È l'applicazione, perché ha trovato applicazione la dottrina di Monroe, il famoso presidente americano, che considerava l'America ispanica del centro, del nord e del sud come il cortile di casa degli USA, dove lì potevano fare quello che volevano loro, e infatti loro controllano strettamente le classi governative, attenzione, non i popoli, le classi governative di tutti i paesi dell'America ispanica. E il Brasile stesso, per quanto faccio parte del gruppo dei cosiddetti BRICS, è una sigla, sono cinque grandi paesi oggi ricchi e potenti economicamente: Brasile, India, Russia, Cina e Sudafrica. Il Sudafrica oggi è un paese ricchissimo, attenzione. E quindi questi paesi si stavano coordinando tra loro, avevano ipotizzato di creare una moneta di scambio, quindi non reale, come era l'ECU prima che uscisse l'euro, una moneta solamente che fosse la somma, fosse una media tra i valori delle varie monete di loro, dei loro cinque. Avevano ipotizzato una banca mondiale in alternativa al Fondo Monetario Internazionale. Stavano creando un sistema di rapporti economici, per ora solamente tali, che potessero rappresentare un'alternativa alla globalizzazione capitalistica occidentale. Ma il Brasile ha preso un'altra strada in questi ultimi anni e mi pare sia ritornato nuovamente nell'orbita degli USA, sia pure con differenziazioni, ma comunque nell'orbita degli USA. Quindi oggi, secondo me, per un disegno antiglobalizzatore, è un paese inaffidabile. Perfetto, ottima risposta. Riprendo un po' il tema che aveva accennato prima, cioè il risveglio dei popoli, di alcuni popoli, di alcune parti del mondo contro il disegno globalista, che poi ovviamente non è, il globalismo non è nient'altro che l'americanizzazione che assume un'altra veste, ma è un'omologazione che giustamente diceva lei per quanto riguarda il modo di vivere americano, il sogno americano portato in tutto il pianeta, questa omologazione è continua. Quindi possiamo dire che una parte del mondo si oppone anche filosoficamente, no? A questo modo di vivere, a questo modo di intendere il mondo, e lei forse può darci anche una spiegazione geofilosofica, quindi l'est che si oppone all'ovest come un'alba di un nuovo modo di intendere la vita. Esatto. Non dimentichiamo che il patriarca è ecumenico Kirill. L'altro ieri, in un'omelia che ha fatto il giro del mondo, che ha ricevuto grandi critiche, ha chiaramente detto questo: noi vogliamo vivere secondo i nostri valori, cultura, storia, civiltà, identità. Non vogliamo cedere alla visione del mondo occidentale, perché di là, a suo modo di vedere, arrivano dei disvalori, e ha detto quali sono, che non nomino ora perché altrimenti entreremmo in qualche altro tema.
Ma allora che cosa accade? Che qui non è solamente lotta tra tellurocrazia e talassocrazia, ma anche tra due Weltanschauung diverse, visioni della vita e del mondo. D'altro canto, est e ovest non sono solamente punti puramente geografici, ma sono anche degli archetipi in filosofia. L'est oriente viene considerata la terra dell'ordine, l'ovest la fluidità, il caos. La terra, è quindi l'est, è gerarchia di valori e di politica. Il mare invece è la fluidità è la famosa società liquida di cui parla Bauman, che è una società in cui ha prevalenza la filosofia dell'individualismo metodologico. La terra è tradizione, è chiaro questo. Le persone ancorate ad una terra, basta dire i coltivatori sono delle persone che osservano i cicli del tempo, del cosmo, sono ancorati alla tradizione di valori universali che guardano a che cosa? All'ordine universale che si va a rispecchiare nel mondo. Invece il mare, diciamo, è la modernità. E la modernità ha di per sé un carattere ambivalente. Dal punto di vista della scienza e della tecnica è una gran bella cosa, bisogna dirlo. Fruiamo tutti e stiamo fruendo di perpetua, quindi è chiaro questo. Ma la modernità è anche dimenticare, anzi rinunciare alla propria storia, alla propria tradizione, alla propria identità. Perché vedete, il punto di sviluppo, appunto tecnica a cui siamo arrivati oggi, è molto alto, ma a questo punto non ha corrisposto parallelamente un'evoluzione dell'umanità in senso etico e oserei dire in senso spirituale. Questa divaricazione venne osservata dal buon Papa Paolo VI, nella enciclica Populorum Progressio, dove diceva per l'appunto all'avanzamento scientifico e tecnologico non corrisponde un pari avanzamento etico e spirituale dell'umanità. Potremmo aggiungere sulla base dell'esperienza di questi ultimi 30-40 anni addirittura si è visto un arretramento dell'umanità. La perdita di capacità critiche, il rilassamento di costumi, l'adagiarsi in un consumismo senza stimoli critici. Ecco, possiamo dire che addirittura c'è un arretramento. Dal punto di vista sempre della filosofia della politica poi, possiamo dire che l'Est come zona stabile della terra corrisponde al lavoro. Il lavoro è stabile, il lavoro è fisso, il lavoro in un ufficio, il lavoro in una fabbrica, il lavoro in uno studio, in un'università, in una scuola, ha qualcosa di stabile, perché non solo è stabile in un certo luogo, ma soprattutto è stabile come metodi, come schemi, come impostazione. Mentre l'Ovest, le società liberali, è caratterizzata dal capitale, che è di per sé liquido, fluido, gira tutto il mondo, grosse masse di capitale si spostano con un clic su internet da una borsa ad un'altra, da est a ovest, da nord a sud, senza avere freni. Ma filosoficamente poi
arriviamo a qualcosa di che ha un carattere etico e anche forse spirituale, l'est vuole dire il sorgere. La parola russa che indica oriente è vastok, che vuole dire sorgere, sorgere del sole, il sorgere della vita, il sorgere di capacità superiori dell'umanità. Ovest, occidente, vuole dire, in russo si dice zapad, che vuole dire la caduta. Il sole cade, subentra la notte, cioè vuole dire antropologicamente, filosoficamente, la decadenza. Ecco, sono due archetipi. Credo che questo è significativo. Assolutamente. Ci lascia intendere che l'opposizione prossima futura al disegno della globalizzazione non verrà dalla povera Federazione Russa, 146 milioni di abitanti, molti vecchi, paese gracile che non riesce a controllare il suo territorio molto vasto, ha un esercito forte ma un esercito di terra, non ha il predominio aereo come il mondo anglosassone. Quindi non è la povera Federazione Russa che ora si lancia generosamente in un'opposizione alla globalizzazione, ma la vera opposizione sarà l'Asia, saranno i popoli dell'Asia. Pensate il Kazakistan, paese a cui forse non si pensa mai, è uno dei paesi più ricchi del mondo, è un paese più giovane, l'Iran è il paese più giovane del mondo, l'India è il paese dove i giovani sono la maggioranza, quindi se là c'è la gioventù, c'è la vita, qui i paesi occidentali, i paesi europei in particolar modo, sono senescenti, qui siamo tutti oramai vecchi. Fortunatamente io non ancora così tanto, però è giustissimo il discorso. No, assolutamente, è ovvio che forse anche lo stile di vita a cui ci hanno abituato, questo stile di vita consumistico, ha fatto sì che le popolazioni, ovviamente allungando poi la vita, diventassero senescenti, proprio perché in questo modo sono anche più facili da controllare. Invece, giustamente dice lei, in Asia e anche magari in Africa, come diceva prima, abbiamo queste popolazioni giovani, e in Asia soprattutto con grandi tradizioni che possono diventare un muro contro il quale la globalizzazione si potrebbe andare a schiantare e non avere successo. Avvocato, la ringrazio per questa bellissima intervista. E abbiamo approfondito un tema che è sulle bocche di tutte oggi, ma è fondamentale ovviamente inquadrarlo anche da un punto di vista maggiormente olistico, storico e filosofico, come ci ha fatto questa sera. Il piacere è stato tutto quanto nostro e quindi la ringrazio nuovamente. Sono io veramente, insomma, grazie. Abbiamo avuto occasione di fare questo approfondimento. Per il compito di coloro che studiano e che pensano è proprio questo, di apportare elementi di verità contro una disinformazione generalizzata, diffusa a piena di mass media. Grazie mille a tutti i nostri spettatori, e la ringrazio nuovamente, avvocato, e le auguro una buona serata. A presto. Grazie a lei altrettanto.